Ragazzi eh, oggi siamo su Cooking Simulator, come sapete io l'ho giocato Anche se non troppo perché ho giocato soprattutto la modalità sandbox Facciamo un nuovo gioco, un new game in inglese uh, Purtroppo uh, avevo già registrato questa parte, solo che non mi ha salvato il video E quindi uh, ho dovuto rifare tutto da capo per questo ho fatto il nuovo gioco, e praticamente uh, quest'oggi uh, andremo ad iniziarlo. Iniziare la carriera, allora, uh, innanzitutto, il tempo di preparazione vi do un piccolo aiuto. Non saltatelo. Perché vi può servire per iniziare a preparare le cose. Essendo che i primi piatti sono sempre la trota, il sugo e mi sembra il filetto di salmone. Allora, io vi consiglio. Prendete un po' di limoni, metteteli in una pentola. Uh, poi fate, uh... no, non così, ragazzi. Non fate così, ve lo, ve lo sconsiglio. li riprendo uh, non mi ricordo i tasti non mi ricordo per niente ma per niente i tasti uh, forse era così così no così no uh. Ecco così. Allora, mettete tutti uh, i limoni sul tavolo, prendete un uh, coltello non coltello, mi raccomando. Coltello, tagliate un po' a caso perché tanto vi dirà gli 50, ma sarà praticamente. Quasi impossibile tagliarlo preciso, quindi tanto vale. Inutile perderci tempo per non andare a finire niente. Quindi prendete poi un piatto. Andate qua. fate così. Prendete tutto. Vi allontanate un po'? Non così... Perfetto ragazzi, abbiamo combinato un casino. Direi di attrizzare il piatto. Mi devo abituare perché, sull'altro gioco che stiamo portando, ovvero TIFF Simulator, eh, bisogna shiftarsi, accovacciarsi ovvero come stiamo ora con la, il tasto opposto a quello che si usa qui e quindi bisogna abituarmi perché sbaglio e butto tutto a terra poi mettetelo qua sotto il piatto e quando serve prendetene 4 poi vi consiglio di iniziare a preparare il sugo e di, met e di metterlo nel forno allora vi dico servono 8 pomodori Ok. E una cipolla. Li mettete qua. Poi versate 700 ml di brodo di pollo. Ok. Aspettate che li verso anch'io. Ne ho versati un po' troppo forse. Ok, sì, decisamente prendete questo. Fate così. Lo so che è arrivato l'ordine, ma purtroppo dovranno aspettare un po'. Fate così, aspettate qualche secondo e mettete. Uh, mi sembra 150. Sì, di panna acida. Ok, vabbè. Io ora ho sbagliato le misure perché sto facendo di fretta, però uh, è sempre quella. Allora io ora già lo so che bisogna fare. Bisogna prendere il pesce dal frigo. Io questo, questo diciamo, tutorial. La carriera la sto iniziando qui con voi per. Uh, tanto così per farvi vedere come la gioco io allora ci diceva di prendere ok il pepe non mi chiedete perché faccio tutto sul tavolo ne mettiamo 5 non ne ho messi 6 cacchio sbagliato anche di questo 5 vabbè ragazzi non fa niente che ho sbagliato tanto più o meno sempre quello è voi cercate di non sbagliare perché la valutazione da quel che so cambia di poco ma cambia e anche questo 5 allora 1 2 3 4 5 perfetto ora si mette si prende questo ovviamente i tempi di cottura non sono giusti li sto facendo un po' tutti a caso ma tanto l'importante non è quello credo chiudiamo il sugo dovrebbe essere pronto non è pronto, ma perché è spento, normale. Vabbè, Sto lasciando questo dettaglio, prendiamo subito un piatto. Vediamo questo, tanto non è l'importante quello. Ne prendiamo uno, due, tre. E 4 questo qui piccolino poi prendiamo subito 1 2 3 di queste mm. e poi si sì, dai va bene l'importante non è che sia perfetto Speriamo che non cada da altre parti. Speriamo che cada nel piatto. Vabbè, più o meno. E andiamo a consegnare. Perfetto. Vediamo. Eh, in realtà è andata molto male per l'assaggio, però. Se infatti uh, dovete anche fare il filetto, allora per fare il filetto all'inizio, durante il tempo di preparazione, vi consiglio semplicemente di prendere un'altra pentola, che al momento non credo ci sia, nel caso la prendiamo perché può sempre servire, compriamo, ok. Dovete semplicemente prendere le patate, che sono qui. Prendete 4-6 per, perché vi bastano per tre filetti. Allora mettete un litro d'acqua. Queste ricette non so se funzionano anche fuori dal gioco. Eh? Perfetto, un litro preciso. Preciso. Qua prendete il filetto, e eh, ragazzi, in realtà è uh, siamo già a 9 minuti e 49: 50, quindi in realtà credo che questa è l'ultima cosa che facciamo. Allora, veloci uh, sale 5 grammi. Sale qui poi. ne ho messi sei di nuovo no non è la pelle ragazzi sto facendo un casino ah ma erano sei che bisognava mettere no erano cinque ok prendiamo 2 3 4 5 ok poi ah nella padella dov'è la padella non ho tempo di vedere dov'è la padella dov'è? eccola perfetto lo mettiamo qui prendiamo l'olio d'oliva se non mi sbaglio bisognava mettere 10 ml Troppo? Sempre buono. L'importante non è quello tanto. Allora, eh, direi: direi di prendere il piatto eh, che sta qui, prendere il filetto e due. Patate cotte. Andare qui e consegnare dal cliente. Allora, consegniamo. Perfetto. Uh, allora, la valutazione è solo due stelle. Non capisco perché. Ma non fa niente. Allora. Ehm. Uh, Sto perdendo anche la voce, perché ho registrato anche un altro video prima. Ah, ecco il sugo, ce l'abbiamo già pronto. Uh, basta prendere questo. Metterlo qua. Prendere questo. Ragazzi, fate con calma per non versarla, versarla per terra, perché poi la potete riutilizzare per le altre volte. Vedete, vi funziona. Leggero, leggi No, è troppo. Vabbè, dai. Niente, l'importante è che sia buona. Dopo tutto, eh, questo è l'ultimo l'ultimo ordine che abbiamo fatto, ragazzi, ho fatto un po' di fretta questa volta, quindi uh, è venu sono venuto un po' a schifo nel prossimo episodio. Vi giuro che farò del me di meglio allora, ragazzi, finito il giorno, no, non è finito. Vabbè, noi nel caso. Salviamo lo stesso, ok, save game, salviamo e eh, ragazzi io direi che lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ci possiamo vedere ad un prossimo video, ciao.